Ragazzi, bentornati su Watch Dogs Legion. Siamo alla parte numero 5, dopo che, lo so, la 3 è stata lunghissima, me ne rendo perfettamente conto. Però dovevamo, appunto, finire, o come dire, ecco, liberare tutti i distretti. E allora ci siamo presi un po' di tempo. Tra l'altro, ciò che voi non vedete, perché ho veramente evitato di farvi vedere, sono stati 928 collezionabili raccolti, ragazzi. Una cifra veramente indecente, tra Eto, che sulle criptovalute del gioco, e le affissioni dei cartelloni, i punti tecnologia, ragazzi, ci ho messo più di una settimana. E adesso andiamo con questa missione a rapporto passati usando i dati di sorveglianza di varie fonti. Accedi a un ripetitore CTOS e potrò acquisire i dati di quest'area. Ok, tutto molto chiaro, però dobbiamo trovare l'ingresso, che è qui. Io non credo più né alle notizie. Grazie, macchina automatica. Adesso dobbiamo cavarcela da noi. Tra l'altro non è messo neanche male ad accessori. Vorrei però magari, oddio, non so se prenderlo o no. Se prendere il mantello, boh, io provo il mantello. Secondo me può tornare utile. Tanto, vabbè, questo so cosa si voglia dire, grazie. Certamente c'è da restare più furtivi, furtivi possibile. Allora, controlliamo intanto questa. Però io vorrei fare una cosa molto utile, ovvero disattivare l'allarme, se no poi qua suona tutto e son cazzi. Aspetta, forse riesco da qui. Yes. Ok, intanto interagiamo qui. Penso sia la cosa più utile da fare al momento. Ci siamo, e ora mettiamo alla prova il sogno bagnato di ogni tiranno. Avvia la ricostruzione RA. Sei sola? Solo? Ok. Il mio amico vuole un bacio. Non doveva andare così, però vabbè, si è girata all'ultimo. Che culo. Oh. Aspetta che dai la ripassata. Cazzo. Godo. Oddio, ho rischiato di morire anch'io, eh. Però, data bene. Ok, mantello ci metto un pochino per attivarsi. Questa è una cosa che a cui non avevo tenuto conto. A cui non avevo proprio pensato. Non era proprio neanche passata per la testa. Allora tu. Fa strano usare wrench, però è bellissimo. Tu non sei una potenziale minaccia, no? Allora posso tranquillamente svolgere tutte le mie operazioni. Oddio, ho preso un colpo. Ricostruzione dati CTOS RA in corso. Forte! È un cyber viaggio nel tempo. Esatto, sarà fondamentale per trovare Zero Day, è chiaro. Merda, non riesco a caricare una copia di tutto sulla rete. Beh, credo che prima di trovare Zero Day ci voglia un casino, tipo. Tanto questo. Accedi al lab, che è qua dietro. Non ti abbiamo fatti fuori tutti, quindi buono. Ministero della gestione civica. Andiamo avanti. Ho sviluppato questa tecnologia al suo quartier generale. E io ho appena sbirciato il loro manuale su come predisporre. Fuggi. Perfetto. Ti suggerisco di svignartela. Dubito che riuscirai a rubare. Magari di qua. Posso? Sì. Allora, come facciamo a mettere le mani su questa tecnologia RA, Bagley? Il programma si trova in un server sul tetto del quartier generale del SIRS. Dovrai raggiungerlo fisicamente e portarlo in luoghi ad alta densità di popolazione per permetterci di ricalibrarlo alla rete del DevSec e clonare la nostra versione. Vabbè, era ovvio che dovessi andarci di persona. Fammi sapere però dov'è. Carico o da costruzione e possa portarlo giù da lì. È un'ottima occasione per reclutare un sollevatore alla causa.
Ok, Bugs, dove lo trovo un sollevatore? Bene, spremiamoci un po' le meningi. Ora, chi mai a Londra avrà accesso a un drone da costruzione? Forse un operaio edile? Ah sì? Tu dici, Bugley? Sono il migliore. Ho già individuato un cantiere edile nei paraggi. Credo che lì tu possa trovare una nuova recluta. Ti invio le coordinate. Quindi recluteremo cani e porci, praticamente. Operaio edile lo trovi qui. E a sto punto sono stronzo, perché sono anche pigro. E allora faccio così. La maglietta non deve dire niente. La maglietta è messa così perché ho una maglia importante da mettere. È caldo da morire. Voglio evitare di sudare troppo. E allora ho preso veramente la prima maglia che mi è capitata sotto tiro e me la sono messa. Perdonate. Siamo un posto. Operaio edile, dove me l'avete messo? Mi avete messo un palino giallo così, proprio cagato nel mezzo del nulla. La professione c'è, il drone anche. Forse ci siamo. Questa persona lavora nelle costruzioni. Perfetto. Ci serve qualcuno così nella nostra allegra banda? Missione iniziata, però c'è da parlargli. È una donna? Vabbè, sti cazzi. Sei una donna. Martellate di sistema. Sei con il dead. Abbiamo nettamente più donne che uomini nella squadra, eh? Questo va sottolineato. Che c'è? Sono stata malata e non riuscivo a pagarmi le cure. I Kelly hanno detto che mi avrebbero aiutata, ma ora sono praticamente loro schiava finché non avrò ripagato il debito. Aiutatemi a uscirne. Ok, lascia fare a noi. Se non facciamo qualcosa, il clan Kelly continuerà ad approfittarsi della nostra nuova amica. Questo cantiere edile è gestito da un gruppo dei Kelly della zona di Camden. Viene usato per il riciclaggio di denaro sporco. È lì che deve essere stato registrato il debito. Oh, viene dall'Italia allora. Per forza. Trova il laptop. Era il laptop, andiamo a prendere. Contanto con uno spostamento rapido, perché ragazzi, cioè sì. Io non posso spendere l'80% delle missioni in viaggi, non stiamo giocando a Forza Horizon, con tutto rispetto. E ora ci andiamo con un bel viaggio rapido, pigliamo sto taxi. È vero che i tempi di caricamento potrebbero essere anche leggermente più brevi. Su PS4 sono veramente disumani, perché quando fa un viaggio rapido, veramente non è che fa prima andarci in macchina, fa prima proprio andarci a piedi. Adatto per un lavoro? Puoi scambiare il tuo gadget con uno più adatto alla situazione. Porca merda, ci sono Kelly dappertutto. Da quando ce ne sono così tanti? Da sempre. È un terminale o un dispositivo di qualche tipo su cui i Kelly tengono traccia di debiti. Certo, l'idea che i droni seguano ogni tuo passo può darti quella spiacevole sensazione di vivere nella più grande prigione mai vista. Ma in realtà è un'ottima cosa per il DedSec. Puoi hackerare quei piccoletti e sfruttarli a tuo favore. Intanto cominciamo così. Velo. E cominciamo col botto. Tra l'altro, per chi lo volesse sapere, avendo raccolto tutti i punti tecnologia, ok, praticamente ho potenziato tutto tranne questo. Questo non si sa perché. Manchino 10 punti che non so dove raccogliere, perché quelli in giro per la città li ho raccolti tutti. Ora lei andrebbe buttata a terra, ma mi di che. No, la due in ritardo, no. Che due coglioni, scusate un secondo. Ok, problema risolto, ragazzi. Ci è voluto un po'. Purtroppo la scheda di acquisizione nuova fa i capricci, non so che dirvi. Ma c'è un modo per marchiare nemici? Una cosa che mi piacerebbe molto avere. Ecco, questa potrebbe essere una. Scusate il ventilatore. L'avevo acceso nel frattempo che ho dovuto un attimo resettare il computer. A
qua dentro. Hai sentito qualcosa? Vieni qua, vieni. Cazzo! Magari tu gli avessi dato il velo. Questo è qualcuno. Vaffanculo. Non m'ha impostato. M'ha tolto il velo. Fai. Cazzo, sono circondato, via. Che colpo. Vabbè, si inizia subito la guerriglia, capito? Non hai idea di quanto farà male. Sabota. E ciao. Non li chiami rinforzi. Invece li chiama. Perché c'ho un'arma. Dovrebbe essere molto forte come arma. Evidentemente non lo è. Chiama sto Clankelli, che ti devo dire. Guarda che se vengo fuori a giocare poi è un problema tuo. That's the point. Altro, mi hanno già visto, stranamente. Da qui puoi cancellare il debito, così la nostra nuova amica avrà saldato. Intanto facciamo così. Non sarà più in balia dei Kelly. Magnifico. Oh cazzo, sono tre. Come fuori portata? Sì, grazie dei Chemical Brothers. Grazie. Smettila di nascondere. Trasferimento completo. Fuori uno. Fallo. Fuori due. Guarda che sono più forte di te, eh? Aggiungo io il resto? Che ne pensi? Fuori tre. Velo, velo. Lo so che stai arrivando. Ah, mi chiedi la tregua tu? Col cazzo che te la do. Controlliamo. Sono ancora in piedi. Non mi è mica presa. Fuggi dalla zona. Sti cazzi. Via. Andiamocene da qua. Cazzo. Dov'è che si apre sta merda? Fuori. Dai, coglioni. L'ho dovuto impallinare per bene, però poi è funzionato. Tanto facciamo una cosa. Tu sali. Puoi salire qua sopra? No, non ci sale. Stronzo, non ci sale. Oh. Ragazzi, io con tutta onestà, ma sto gioco non è partito bene, eh. Io, con tutto l'amore del mondo, c'ho già qualche ora alle spalle, ma si poteva fare molto meglio. Sei libera di fare tutte le scelte di vita sbagliate che vuoi. Siete grandi, Detsec. Ho fatto bene a non dar retta a tutte le stronzate che si raccontano su di voi. Perché non entri nella nostra banda di ribelli? Ci si diverte un mondo. Contate su di me. Ok, bene. Incontra Nettie Gordon, che è la nuova recluta. La incontriamo direttamente qui. Fecette sbronza. Diciamo che lo incontriamo però in superficie, ecco. Tutto a posto. Ho la macchina automatica, così la polizia non ti rompe le palle. Queste macchine automatiche sono un po' la salvezza, perché ti compaiono dal nulla e tu le puoi guidare senza dover buttare fuori persone e destare sospetti. Allora, qui. In questa zona sono in uso telecamere di sorveglianza. Godiamoci. Un ritorno del DedSec hanno spinto il Parlamento ad autorizzare le pattuglie Albion all'uso del dialogo, ragazzi. Nigel Cass ha dichiarato questo. Terroristi del DedSec scopriranno presto che, a differenza della terrorista, addirittura a combattere e non ha alcun timore a farlo. Il primo ministro ha definito questa licenza di uccidere una misura drastica ma necessaria. Ti do il benvenuto al circo di Londra. Manco se lo caga. E questa è la tua attrezzatura.
auricolare. Non si scherza più. Una volta nella resistenza, addio alla mia vita normale. Normale? Sappi che non c'è niente di normale quando Albion spara a vista alla gente. Hai ragione, sì. E io sto dalla tua parte. Ma non so se posso abbandonare tutto. Ehi, guarda il lato positivo. Combatti per le cose in cui credi e proteggi chi ti sta a cuore. Va bene. Ci sto. Va bene. Ci sto. Ora sei nella resistenza. Ok ragazzi, la missione non è completa, non è completa. Ora invece tu e il tuo grosso amico drone ci servite per rubare un server in cima al quartier generale del Sirs. Come la vedi? Vado subito. Bene, dov'è però? Beh, qua. Tanto spostamento rapido e poi ne ripariamo. Mangiato un po' di cocco. Sto ruttando anche l'anima. Fantastico. Mi dispiace, ma esci dalle palle. È qua dentro, vero? Yes. Bene, ci sono. Evidenzierò il server con il software. Drone da carico. Ma potevo anche chiamarlo normalmente il drone da carico. Dovrei usare un drone da carico pesante per rubarlo. Non capisco perché tutta questa cosa. Cioè, potevo usarlo con qualsiasi personaggio. Però va bene, però va bene. E dov'è sto drone? Sta roba da prendere? Qua. Ok. Ma non vorrei che tipo mi facesse attraversare tutta la mappa per prendere un coso. Tra l'altro qui penso sia zona vietata. Però se noi scendiamo, prendiamo il carico e ci andiamo dalle palle, secondo me diventa pure fattibile. Tu non stai vedendo niente perché sei di spalle. Ciao. E ovviamente va più piano, adesso che c'è sta roba sopra. Dove devo portare? Beh, lì vicino. Ci sta, ci sta. Operaio edile. Al cantiere edile. Ha senso. Ok. Mi sa che esplode questo se lo lasci cadere in un modo o nell'altro. Tuo veicolo. Non fare cazzate mentre guidi, ok? Quell'affare è fragile. Pensa che infrangiamo la legge per una buona causa. Oddio, insomma. No, no, scherzo. Ok. La ricostruzione si riavvia da qui. Mi ha ricambiato attivista un'altra volta. Abbiamo cominciato con Branch. Rimani in zona finché non avrò scaricato dati a sufficienza sul server. Aspetta, un attimo. Voglio anche per lei il velo. Download completato, ma mi servono più dati. Ti mando le coordinate di una nuova posizione. Consegna il furgone a Buckingham Palace, siamo a Westminster, quindi non dovrebbe neanche volerci tanto a livello di tempo di guida. Dei droni CTOS in zona, degli optic dei civili e delle telecamere, sta ricostruendo ciò che è successo in questo luogo 24 ore fa. Stupendo. Fuori dalle palle. Devo consegnare una cosa importante. Certo, potreste anche mettermi la distanza, cioè la mettevano su Watch Dogs 1 e 2. Non capisco perché su Watch Dogs 3 non la mettano. Vabbè. Mistero della fede. So che dirvi.
The Buckingham Palace è questo. C'ho pure la foto qua, fatta a marzo, per fare un concerto in questa zona. Scendi dal veicolo e vai a Buckingham Palace. Coerente come cosa? Ricostruzione dati sito SRA in corso. Ok, sto accedendo a Optic, telecamere del CTOS, microfoni, laptop. Dimmi, secondo te il Circe li usa per spiare la gente che ci dà dentro? Porca merda, a pensarci... Porca merda. Bugly, caro, abbiamo con... Che è che Bugly è un'intelligenza artificiale, ma non renderlo così palese. Prova a invitarli a vedere le diapositive delle tue vacanze. Cazzo, va bene. Trasferimento completato. Mi manca un ultimo set di dati. Ti invio le coordinate di una nuova posizione. E ci devo andare col furgone. Col camioncino, giustamente. Questa cosa di guidare a sinistra è noiosissima. No, scherzo, però ci si fa l'abitudine. Io vado spesso in Inghilterra ed è una cosa all'inizio frustrante, poi dopo, quando capisci come funziona, è anche abbastanza divertente. Ecco, è strano prendere le rotonde al contrario, quello sì. No, non dovevi hackerare quello. Troppi danni, ancora qualche colpo ed è andato. Scusa, lo so, ho sbagliato io. Perché lui non mi ha aiutato agganciando quello sbagliato, ma vabbè. Facciamo finta che per una volta la colpa me la addosso io. Gentil concessione proprio, Ma c'è un modo tipo libera la strada? No, non c'è. Perché in altre occasioni c'era. Racche, come le schiva le cose, signori. Come le schiva. Però se c'è una cosa dove veramente non si può dire niente, è proprio Londra. Londra è come Assassin's Creed Syndicate, gioco del cazzo, però è fatta benissimo. Però il problema è che se è il gioco che pecca su certe cose, poi è un problema. Perché come città c'è... Cerchiamo bene, abbiamo un intruso. Che c'è da dirgli, ragazzi? Comunque qua dentro. Bravo, frena. Ricostruzione. Ricostruzione dati sito SRA. Droni partiti per catturare un sospetto. Perché? Che ho fatto? Bugly, caro, non mi mollano! Non devono distruggere il server prima che io abbia finito. Esci dal veicolo e occupati di loro. Sparagli, lanciagli dei sassi, abbatti la loro autostima. Qualsiasi cosa, basta che io riesca a completare il trasferimento. Stanno sparando! Arma inceppata! Arma inceppata, fai qualcosa, drone. C'è il tradimento attivo. Tradimento attivo non funziona. Altre persone? Ovvio. Cosa succede? 53, madonna, quanto è lento. Vabbè, però qua dietro ci dovrei fare lo stesso. L'importante è che non mi vengano dall'altra parte, sennò è un casino. Con sto fucile però tutto torna. State violando la legge e io che ci posso fa? Corri al riparo! Ah! 92-93, dai, poi ci sarà da scappare sicuro. Benissimo, fatto. Ora faremo meglio a sbarazzarci del server e di tutte le ditate che ci abbiamo lasciato sopra. Continua. Sovraccaricherò il server e scatenerò un picco energetico che friggerà la batteria. L'impulso... Oh, sono finiti! Che bello! Liberarci dei droni che distruggere il server. Un consiglio, scappa. Esplosione MP imminente, noi ce la diamo a gambe. La deve aver fatta grossa, guarda come ha tremato lo schermo. Sì,
Siamo tutti molto colpiti dalla tua sopravvivenza, ma bando ai festeggiamenti, c'è già una nuova missione. Strano. Vabbè, a rapporto l'abbiamo portata a casa, no? Incidenti quotidiani. La nostra comunità è insidiata da molte minacce, ma c'è qualcuno sempre pronto a difenderci. Il passato raffiora. Sarà la prossima missione. Quindi, ho una pista che potrebbe fare un po' di luce. Però prima c'è Bugly che parla. Di cui ci hanno accusati. Ho intercettato un segnale cifrato dal sito della conferenza Toan che trasmette in loop dalla sera dell'attentato. Va a dare un'occhiata. Magari è l'occasione giusta per provare quel gadget RA che abbiamo rubato, anzi, espropriato. Ok ragazzi, il passato raffiora sarà la prossima missione. Io vi ringrazio, like al video, iscrizione al canale, scusate i problemi tecnici. E ci vediamo alla parte numero 6 di questo gioco. Bye bye signori.